Ha chiesto di parlare il deputato Morelli. Allora, grazie Presidente. Che succede? Grazie Presidente. Questo è il livello di democrazia. Questo, colleghi deputati, ci riescono a fare solo questo. Allora, Presidente, vede, grazie per la parola. La parola al deputato Morelli, prendete cortesemente posto. Mi spiace Presidente. I deputati tornino cortesemente nelle proprie postazioni. Devono assistere a causa di... Grazie. Deputato Morelli. Allora vede Presidente Rampelli, io sono qua non certo a difendere lei perché non ne ha assolutamente bisogno, non devo difendere questa o quell'altra presidenza, ma mi chiedo se il primo partito all'interno di questa aula parlamentare ha qualche tema, qualche argomento, qualche polemica o si sente delegittimato dalla presidenza, beh, ricordo a questo partito che esprime il presidente della Camera che noi non vediamo da una settimana e ci farebbe molto piacere sapere dove è finito il collega Fico, che dovrebbe essere invece un campione di questo argomento, e cioè l'apertura totale dei porti e l'ingresso degli immigrati clandestini nel nostro paese. Vede Presidente, noi di... e anzi do un consiglio ai colleghi, alla collega Meloni, ai colleghi che sono intervenuti in questi giorni, Zoffili, Molinari, insomma sapete... Vedete, noi abbiamo capito oramai come funziona qua. Mi è piaciuto, è stato molto interessante la lezione di regolamento appena fatta. Ma vedete, è difficile far comprendere a chi cambia idea ogni volta sulla base dell'utilità della poltrona che siede il tema principale. Perché noi stiamo parlando con persone che sulla TAP hanno cambiato idea, sulla TAV hanno cambiato idea, sui vaccini hanno cambiato idea, sui decreti Salvini, sulla chiusura dei porti necessari, e ci avevano anche fatto il regolamento, deputato Morelli. Sembravamo quasi noi della Lega, quasi superati dal Movimento 5 Stelle sulla chiusura dei porti, pensa te. E adesso Salvini ha processo anche a causa vostra. E non dirò vergogna, perché non ve lo meritate neanche, perché la vergogna... Sì, al regolamento, deputato Morelli. Assolutamente superato. Ha fatto un richiamo al regolamento. Mi perdoni. Lei ha chiesto la parola per richiamo al regolamento. Grazie. Dovrebbe attenersi al regolamento. Le sue argomentazioni sono chiare. Concluda. Quindi, chiudo. Quindi, farci dare lezioni da personaggi di questo genere, da quelli che dovevano aprire la scatola di tonno, e questo è il regolamento, dalla scatola di tonno, e se il tonno se lo sono mangiati, la ringrazio, concluda, divenuti veri squali, beh, squali delle poltrone, attenzione, squali delle poltrone perché sono comode le poltrone, concluda, concludo, e la ringrazio Presidente, concludo con un tema che è stato riportato dal mio capogruppo Molinari, la vergogna che tutti dobbiamo provare in quest'aula, rappresentando gli deputato italiani Zoffili, ed essendo bloccati qua dentro oramai da una lei settimana a causa delle scelte di PD e 5 Concluda per favore. Concludo e ho finito. La ringrazio. Contro grazie. I decreti Salvini pro immigrazione, grazie.